people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever. Signore Sipo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno al nostro ragioniere Giuseppe Imperato, consulente piccole e medie imprese, con il quale il venerdì pomeriggio facciamo il punto. Qualche riflessione su questa nostra situazione, sulla situazione dei piccoli, medi imprenditori, dei professionisti. Piccoli lavoratori autonomi. Piccoli lavoratori autonomi. Piccole realtà, ecco, voglio esatto, dire, piccole, non grosse. Che combattono tutti i giorni quotidianamente con, contro sì. la, diciamo, con la con le tante norme che anche per noi a volte è un po', diciamo, non è non tanto difficile, è un po' defaticante stargli dietro, ecco, voglio dire, esatto. Ci sono molte, poi nell'ambito della stessa norma a volte c'è la circolare ministeriale che precisa e quindi c'è il particolare che comunque a volte fa la differenza, ecco, voglio dire, se non si, oltre a leggere la norma, diciamo, nella sua espressione letterale, a volte però c'è poi la parte interpretativa, chiamiamola così, che viene, diciamo, esplicata attraverso le circolari ministeriali e che quelle ovviamente hanno poi valore di non di legge, ma comunque di esplicazione della legge, e quindi poi nei confronti del contribuente per l'applicazione corretta poi della norma stessa. Ecco, esatto, e per chi non è del mestiere non è facile poi non districarsi non è molto facile, sì, in certe cioè, situazioni. No, ripeto, se noi non, anche noi non è che li seguiamo, anche perché purtroppo devi anche lavorare, quindi non hai tempo, bisognerebbe... Certo. Nel sistema nostro italiano avere proprio solo in ogni studio, diciamo, in ogni, però la cosa è abbastanza difficile e poi anche costoso, cioè bisognerebbe che una persona, o solo una persona, sia dedicata solo per quello. Certo. Sì, solo per quello, per seguire tutta la normativa e le varie, diciamo, elaborazioni dei vari cambiamenti, elaborazione per poi applicarla ai casi concreti gestiti, ecco. Esatto. Senti, ma a proposito di questo, c'è qualche novità, qualche agevolazione che dal tuo punto di vista, qualcosa di nuovo che possiamo proporre? No, adesso hanno tirato fuori quell'ultima, vabbè, ma quella è una, forse sarà una tantum, quella... La card sì, di 380 sì, euro, però lì è molto complicata. No, è subordinata all'ISE. Sì, ma l'ISE poi devi avere devono essere tre persone nucleo, come nucleo familiare, sì. Diciamo che non è dedicato proprio alle partite IVA. Anche lì è abbastanza, sì, ok, se io, beh, perché insomma io ho la partita IVA e convivo con altre tre persone, non so, due persone. Sì, però è un po' difficile, a volte è un po' difficile perché... A volte anche a livello, soprattutto, ma meno che uno non sia coniugato con famiglie, però sai, è abbastanza, sì, ci sono anche questi casi qua, ci mancherebbe, però anche lì è, a parte l'entità del contributo. Sì, 380 euro. Sì, 380 euro, cos'è? Una spesa, una tanto, mi sembra un pochino... È una sì, spesa limitata, una ecco, insomma, mi sembra meglio di un cazzotto sui denti. Allora io volevo citare, è venuto un mio cliente, ex cliente, amico che vive in Grecia. Quando c'è stato il periodo pandemico, quindi le restrizioni, quindi tra il 20 e il 21, il governo greco, che non è che poi alla fine, cioè, la Grecia viene considerata un po', non dico al di sotto dell'Italia, come, diciamo, importanza, ecco, nella, certo, comunità, sì. Dunque mi diceva, lui ha aperto un'attività di gelateria in Grecia, e mi diceva che non, mentre qui si combatteva con le bollette in un bar, parliamo di un bar, nemmeno, non di una pizzeria o di un ristorante, perché hanno pagato bollette fino a 5-6 mila euro, 7 mila euro al mese, ma un bar che pagava una bolletta, che da una bolletta di 1000 euro passava da 2 a 3 mila, allora lì diceva che hanno applicato, poi bisognava fare anche lì un sistema complicato che comunque non giova al contribuente, non tiene conto del perché bisognava, si poteva richiedere, allora intanto non te li davano fisicamente in credito d'imposta che doveva essere rapportato ai mesi del 19, quindi uno doveva farsi
tirar fuori le bollette del 19, vedere quanto era stato il costo nel 19 rispetto al 20 e quindi farsi su quella differenza, c'era questo famoso credito d'imposta. Il tutto corredato dal fatto che dovevi fare un adempimento, quindi c'era un modulo da compilare, c'era tutta una prassi da seguire, sì, eccetera, sì, eccetera. Quindi come al solito un altro adempimento. Poi in realtà in pochi l'hanno fatto, perché a meno che per usufruire di questo credito d'imposta. Lì invece lui mi spiegava che si addebitava il costo dell'energia elettrica e sotto c'era in deduzione una cifra forfettaria su ogni bolletta, chiaramente parametrata un po' al volume d'affari, alla redditività o quant'altro dell'attività stessa. E mi diceva che nel periodo pandemico, quindi del 20, dove c'erano, nel periodo in cui sono aumentate le bollette, al massimo le bollette, loro con quell'attività, mentre in Italia la pari attività si trovava a pagare perlomeno 2.000-2.500, lui pagava non più di 1.000-1.200 euro al mese. Quindi la metà di quello che... Perché il governo, direttamente il governo dava questa opportunità. No, non è che era l'opportunità, sulla bolletta stessa te lo scriveva. Sì, cioè, c'era questa opportunità. Molto praticamente. Succedeva subito, non, qui, invece, pur avendo constatato che il prezzo dell'energia elettrica era aumentato parossisticamente, perché questa è la parola giusta, rispetto a 6 mesi prima, 19, parliamo del 19, si richiedeva, data l'evidenza dei fatti, si richiedeva una pratica burocratica per avere un credito d'imposta, il quale credito d'imposta tu poi lo potevi utilizzare per pagarti, se capisce, IVA, contributi, eccetera, certo, eccetera. Certo. Però dovevi prima fare questa pratica. Quindi, là invece direttamente in bolletta toglievano un importo forfettario, ritengo, determinato in base al volume d'affari, penso all'entità dell'attività stessa. Ecco. Sì. Chiaramente in proporzione al volume d'affari. Quindi alle dimensioni dell'impresa, che qui era una piccola attività artigiana. E poi lì giustamente lui mi spiegava che in Grecia, e chiaramente essendo un paese un po' come l'Italia, quindi al centro del Mediterraneo, con grosse potenzialità dell'utilizzo di energia, certo, solare, loro ovviamente hanno molto più sviluppato quella fonte alternativa che non noi, che adesso, sì, ci sono già gli impianti, eccetera, eccetera, però a livello intensivo adesso si comincia, dopo tutte queste crisi, dopo che praticamente le aziende ci hanno smenato tutte un bel po' di miliardi sui consumi energetici, adesso ci stiamo convertendo al fotovoltaico più che altro, perché poi, dato il cambiamento delle condizioni climatiche, sarebbe l'unica fonte alternativa valida per poter risparmiare effettivamente sui costi di produzione, certo. E lì infatti loro hanno potuto fare hanno potuto adottare queste iniziative in ragione del fatto che sono anche loro dipendenti dal petrolio, ma non così, perché per quanto riguarda l'energia elettrica, evidentemente il paese più piccolo hanno già implementato quello che è la produzione attraverso i pannelli solari. E quindi erano già un pochino avvantaggiati. Io infatti facevo questa riflessione, ho detto, ma guarda che noi in Italia per poter beneficiare almeno economicamente dell'aumento sconsiderato dell'energia elettrica, dovevamo fare ancora una pratica dove ci veniva attribuito un credito d'imposta. Sì, da detrarre successivamente. Sì, però prima si fa la pratica, poi devi rispettare strettamente i tempi, perché se andavi oltre non potevi più farla, quindi perdevi. Questa è la normativa fiscale. Sì, sì, quindi sì, tu sì. Facevi, non so, il primo trimestre, allora avevi il termine del 16, adesso non ricordo, però casomai del 16 aprile. È chiaro che se dimenticavi quella scadenza lì, partivano poi successivamente, andavi sull'altro trimestre, intanto lì eri rimasto,
a piedi, ecco, quindi non avevi, non avevi, sì, potuto, non eri usufruire, perché bisognava fare questa, quindi ed è anche lì, è anche un po' sconsiderata la cosa, perché tu comunque prima anticipavi, tu, cioè considera che tu anticipavi il costo, certo, era certo, esorbitante, certo. Altrimenti se non pagavi ti tagliavano la, ti bloccavano la fornitura. E quindi anche quello, doppio danno, prima anticipi, poi c'ho un credito d'imposta che è calcolato sulla differenza tra quanto ho speso nel trimestre di riferimento, metti che era il primo trimestre di riferimento del 20 rispetto al primo trimestre del 19. Quindi uno, vatti a prendere le bollette del 19, per carità, tutti, sì. Però vatti a, quindi fai era, il confronto. Effettivamente era un lavoro. Fai la differenza, compila il solito modulo, che è pur sempre il solito, che non è un modulo che si scrive, no, si compila sul programma dell'Agenzia delle Entrate, un modulo telematico, eccetera, eccetera. Sì, quindi, sì, quindi... È la, questo, quindi questo è un esempio lampante e nessuno le dice queste cose, no. E io praticamente parlando così con, dice no, ma noi cosa pagavamo? Pagavamo non più di 1.000-1.200 euro, quando i bar, e io lo so, in quel periodo lì, ricordo sempre il bar che abbiamo vicino all'ufficio, che è arrivato a pagare anche 3.500-3.600 euro al mese, al mese, un bar. Cosa che voglio dire, ma quanti caffè devi vendere per quindi poter non figuriamoci rientrare. Un ristorante o un sì, giustamente lui ogni mese faceva, forse da sé questa procedura del, ha potuto recuperare qualcosa attraverso il credito d'imposta, però capisci che la sì. Cosa è alquanto macchinosa e poi comunque defatigante, ma anche vessatoria nei confronti dell'utente, perché tu prima comunque fai anticipare. Certo, l'importo, l'importo. E che importo. E che importi, non tenendo conto delle effettivamente poi delle difficoltà oggettive che poi comunque ci sono state per tutte soprattutto per le piccole attività, le difficoltà oggettive che diciamo questa situazione ha comportato, perché i fatturati sono rimasti sempre quelli, se non calati, certo. E dall'altra parte avevamo un aumento sconsiderato di quello che poi è una fonte primaria, che senza di quella tu non svolgi attività. E no, infatti non puoi assolutamente, esatto, cioè, qualsiasi tipo di attività qualsiasi, comunque tu non la puoi svolgere. Qualsiasi tipo di attività luce. Non la puoi, senza la fornitura, senza l'energia elettrica, no, non puoi svolgere. E questo è molto, diciamo, è stato molto, diciamo, disastroso per gli operatori che in quel periodo si sono. Adesso poi la vedi, poi un po' la gente lo dimentica, però certamente ci sono stati dei brutti momenti tra il 21. Sì, 20-21, insomma, questi periodi qua, quando c'è stato quel massiccio aumento dei prodotti, diciamo, dei prodotti energetici, e quindi in primis del fornitore di energia elettrica. Assolutamente sì. Io tra l'altro approfitto per mandare un grosso saluto a tutti i nostri ascoltatori, sì. Che ci seguono e che ci ascolteranno, e volevo tra l'altro ringraziare i nostri amici dei vari gruppi Facebook che ci seguono, tra cui l'Angolo del Confronto, Gente per Bene, sono tutte persone carinissime che continuano a seguirci, e ci fa molto piacere. Approfitto del tuo spazio per ringraziare di tutti gli auguri che mi sono arrivati e che a cui non riesco ancora a rispondere, ma sappiate che lo farò. Grazie, un saluto, un abbraccio a Lucia Simonis che ci sta guardando e che ringrazio ancora, e ti rilascio la parola, perdonami, ma no, ci mancherebbe, doveroso queste... anche perché cerchiamo di fare un po' un'informazione che sia sugli argomenti reali, che sia rivolta, spero, alla, non è che noi dobbiamo fare audience o... No, però dobbiamo, io ritengo, di fare questi interventi, di condividere quelle che sono le realtà e le difficoltà di tutti noi, non che, perché purtroppo nei dibattiti televisivi quelli che poi fanno effettivamente a volte non sono coinvolti dagli argomenti o dalle situazioni che detto tra me e te, ieri mi si sono addrezzati tutti i capelli in testa perché si sono dati l'ennesimo aumento ai capogruppi, sì, quello, eccetera. Cioè voglio dire, 1.269 euro netti, sì. Una famiglia ci deve vivere un mese intero, quello sì. Invece è solo l'aumento, sì, è solo l'aumento mensile, sì. Solo, cioè è solo l'aumento rispetto, vabbè, quindi io lì trovo sono sempre tutti d'accordo, esatto,
alla fine nessuno ha votato no, al massimo no, si sono astenuti qualcuno, però tanto no, ma e questa cosa io la trovo veramente quella è un cattivo vergognosa esempio. Perché... è vergognosa ed è un cattivo esempio per la poi non si devono lamentare se si è creata e comunque c'è ancora questa situazione, parlando sempre dal mio aspetto lavorativo, questa situazione di conflittualità tra virgolette presente, anche latente, ma presente più che latente, tra contribuente e fisco, perché comunque non si è ancora, cioè non si si continua su questo tira e molla e con questo continuo rincorrersi per cercare di da una parte di incassare, dall'altra parte di non pagare, ma a volte non pagare è dettato non è un diciamo strumentale o speculativo, è dettato anche dal fatto che purtroppo, come abbiamo citato prima l'esempio dell'energia elettrica, nella realtà di una soprattutto di una microazienda ci sono altre priorità, quindi a partire dallo stipendio al dipendente, a partire dall'acquisto delle materie prime, tra cui importantissime l'energia elettrica, esempio, e altre priorità che poi alla fine fanno sì che, dati i margini ristretti, i fatturati che non sono quelli che dicono l'aumento del PIL, io ci credo abbastanza poco, perché poi noi lo vediamo sulle piccole realtà. Io ho sempre detto, ho sempre sostenuto che se c'è stato aumento del PIL, l'abbiamo avuto in questi ultimi periodi, dall'anno scorso, per l'incremento massiccio del turismo e del comparto collegato. Quindi i trasporti, certo, sì. Trasporti e i servizi prestati alle strutture. Ci sono stati degli aumenti spaventosi anche sui trasporti. Allora, è questo che dico, non è perché poi è confermato sempre da voci contrarie ma reali, che ne ho sentita in effetti quello che ho detto io qualche settimana fa, mi è stato confermato una volta ascoltando sempre per radio. Una precisazione, comunque un intervento di un'associazione di industriali, non so se era la CICA di Mestre o comunque di giù di lì, che ha confermato quello che io avevo detto, che le attività industriali in Italia sono proprio al lumicino. Ecco, e questo l'hanno detto, quindi quello che dico io non è che io lo dico per esperienza vissuta, perché li vedo, insomma, da 45 anni che svolgo questa attività li vedo, ma quindi è inutile poi che in rete nazionale, nei primi canali ci fanno vedere tutte queste belle aziende che stanno tutti lì, che lavorano, producono, andiamo bene, siamo i migliori in Europa, no, non esiste. Per me ci sono ancora delle grosse difficoltà e dei grossi e dei seri problemi un po' per tutte le attività, soprattutto, ripeto, quelle artigianali. Poi ci sono delle nicchie di attività, certo, artigianali specializzate, Dio, prendiamo, basti solo pensare al sistema, al comparto delle calzature, al comparto della moda, eccetera, per carità. Ma tante altre sono venute scemando, anzi sono venute proprio quasi ad essere annullate. E quello che io vedo soprattutto è quello che è l'attività industriale, partendo dal Piemonte, che è stata una regione vocata dal dopoguerra all'attività industriale, prettamente automobilistico, dell'automotive, però a oggi qui non c'è quasi più niente. E questo è una realtà che questo è un fatto. Innegabile. Sì, assolutamente direi. Io conoscevo tutte le aziende che lavoravano nel Canavese, tutte le aziende che lavoravano nella provincia, quindi Canavese. Beh, basta pensare comunque, molto, ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Per carità, c'è ancora. Cioè, che la Fiat praticamente non esiste più, e quindi tutto l'indotto, eccetera, non c'è più. Ci sono ancora queste aziende, alcune aziende, per carità, non è che sono sparite tutte. No, però... si sono convertite, tant'è che cioè fanno sempre la stessa attività, ma servono anche le case automobilistiche straniere, meno male. Certo. Meno male, questa riprova del fatto che effettivamente non è che siamo una nazione da poco conto da quel punto di vista. No, assolutamente. Ma noi abbiamo grandi eccellenze. Quanto a capacità, quanto a eccellenze di anche quindi progettuali, quindi parliamo del settore automotive, parliamo dei settori diciamo industriali che nulla hanno da invidiare ad altre realtà nel mondo e in Europa.
anche il discorso dell'ingegneria spaziale, ci sono grandi progetti, però il tutto è stato diciamo mortificato, è stato diciamo negli anni abbandonato un po' per le politiche, non le so, fiscali, un po' per le, non lo so, per il fatto che queste attività, essendo attività molto costose, ecco, voglio dire, quindi dovendo sostenere dei costi già di per sé alti per quanto riguarda proprio la produzione, poi si trovavano dall'altro lato, c'è stata una grossa conflittualità sindacale negli anni 70-80, quindi che ha influito parecchio, ma anche una grossa, diciamo anche una un po' di pressione fiscale, eccetera, eccetera, e poi, non da ultimo, grossi adempimenti nei confronti, un po' per salvaguardare l'ambiente, per carità, giustissime, però a volte anche un po' parossistiche, nel senso che queste aziende si dovevano dotare di sistemi, costosi sistemi, non lo so, parliamo di impianti, piuttosto che fare degli studi adeguati e appropriati relativamente all'ambiente, all'ecologia, eccetera, che a volte non potevano sostenere. Ecco, considera che un'azienda produttiva già all'interno ha dei costi molto più alti che forniture, materie prime, energia elettrica, dipendenti, sono dei costi diciamo importanti, certo, sulla produzione. Certo. E poi si capisce, il tutto è stato influenzato dal fatto che quegli stessi prodotti sono stati, diciamo, perché in qualche modo sono diventati poi appannaggio dei cinesi, che hanno copiato, quindi hanno mutuato, vuol dire una parola, già un eufemismo, hanno copiato quella che era la tecnologia un po', diciamo, italiana occidentale, e quindi loro a prezzi molto più bassi danno lo stesso prodotto. Quindi, certo. E questa è stata la mazzata finale, però anche lì nulla ha fatto lo Stato, se non per forza per qualche grande azienda, perché ci fosse un sostegno a queste attività, perché poi alla fine non è la grande azienda quello che fa le aziende collegate, piccole anche a volte, piccole anche relativamente, quindi l'azienda con i 100 di, quindi non la grande azienda che ha i 10.000, 20.000, 50.000, certo, ma anche la piccola azienda che ha i 100, i 200, che c'ha il know-how, c'ha la tecnologia, fornisce alla grossa azienda il know-how, la tecnologia, le capacità, i mezzi tecnici e tutta l'esperienza tecnica per la produzione dei particolari, perché poi li costruiscono, li fanno loro e la grande azienda alla fine commercializza, diciamo così. Certo, certo, quindi è molto importante anche questo aspetto. Sì, questa è una cosa, è una perdita abbastanza grave per non finiremo mai di ricordare che comunque il tessuto imprenditoriale italiano è basato sul 98%, 97% su piccole e medie imprese, sì, quello sì. E quindi effettivamente che supportano la grossa azienda. Esatto. Però se è chiaro, se non c'è un aiuto su quella, soprattutto sulle piccole, è chiaro che poi il tutto va a morire. Esatto, quindi è come un sono po' dei costi, no, perché sono dei costi diversi. Cioè parliamo del settore produttivo, anche artigianale, soprattutto il settore industriale, ci sono dei costi diversi che non il settore commerciale o dei servizi. Esatto. Molto più, cioè, perlomeno il doppio, il triplo degli, chiaro. Perché anche l'azienda medio-piccola che supportava la grossa, parliamo la Fiat del caso che sia, aveva all'interno delle grosse esposizioni per costi di tecnologie, costi di produzione, certo, costi di acquisto, eccetera, eccetera. E anche costi finanziari, perché ovviamente doveva ricorrere quasi sempre al credito bancario, perché la cosa presupponeva sempre dei grossi investimenti, e anche per mantenere l'attività corrente non bastava la semplice, cioè il giro normale, ecco, voglio dire, del fatturato, quindi li ha praticamente portati, cioè li ha fatti indebitare grandemente, il che poi ha portato alla definitiva del collasso. Inevitabilmente, certo, sì, esatto. E questo, no, voglio dire, questo è un fatto. Quindi meno male che forse esiste l'azienda turismo, che è quella, cioè il settore turismo, e qualche attività artigianale e commercio.
Sì, sì, esatto. Diciamo che il turismo, come dicevi tu, è stato... No, quello è il settore trainante. Il settore trainante molto, è quello. Molto bene. Si è partito, cioè c'è stata un'inversione di tendenza dopo la pandemia. E anno dopo anno c'è sempre un incremento. Quindi anche quest'anno rispetto all'anno scorso e anche l'anno scorso rispetto a 2 anni fa. Esatto. Quindi è un incremento abbastanza, quasi esponenziale, comunque. Beh, meno male. Perché almeno questo aspetto, questa parte è molto migliorata, e quindi diciamo che da quel punto di vista c'è un certo polmone, un certo respiro. Rimane il fatto che comunque ci sono tutta una serie di attività che invece continuano un po' a essere in difficoltà. Purtroppo non sono in difficoltà, parecchie, ripeto, parlando sempre del settore industriale, parecchie hanno già dismesso, chiuso, ma già da anni. Parecchie, basti pensare che per esempio anche dalla parte della Lombardia e Veneto parecchie aziende tipo metalmeccanica hanno aperto le attività le stesse, continuano a produrre, ma in Serbia o in Polonia, quindi non in Italia. Sì, questo è un peccato, però è un peccato loro purtroppo si sono trovati a fare questa scelta, diciamo, un po' dolorosa, ma comunque dettata dalle circostanze e dalla difficoltà di procedere con la situazione attuale, con la situazione, diciamo, onerosa dei costi di sostentamento, con i costi che comunque l'impresa si trovava a sostenere per la propria, certo, diciamo, sopravvenienza. Voglio fare un saluto a Lorenzo Imperato. Mio nipote. Quindi lo salutiamo, naturalmente Lucia Simonis e tutte Gabriella Rotiroti, tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Certo. Naturalmente, scusami se ti interrompo, però non li riesco a vedere passare tutti. Però salutiamo, visto che ringraziamo tutti. Che l'ho notato, sì, mi piaceva dirtelo. Sì, è mio nipote. Esatto. Che dire, il nostro tempo volge al termine. Noi avremo ancora l'ultimo appuntamento venerdì prossimo. Quindi se avete piacere di fare ulteriori domande, di fare qualche approfondimento, abbiamo ancora l'opportunità il prossimo venerdì di parlare con il nostro ragioniere Giuseppe Imperato. Se no ve ne venite poi a settembre con i problemi. Altrimenti, esatto. Con i soliti problemi che sai, il dopo ferie porta sempre con sé, nel senso che a settembre dice, per adesso facciamo le ferie, poi a settembre poi si vedrà. Poi ci pensiamo, esatto, vogliamo magari poi tirare vediamo, un poi di... alla fine scorre un po' tutto uguale, ecco, voglio dire, arriva settembre, arriva dicembre, più o meno, però scorre tutto uguale, ma sempre tra grandi difficoltà. Quello che voglio sottolineare è che purtroppo noi, almeno io, ma tutti un po' li viviamo sulla nostra pelle, perché ci sono queste fasi molto discontinue, alterne, cioè anche noi riusciamo, ci sono dei periodi in cui lavori bene perché anche hai un giusto guadagno o comunque riesci a altri periodi dove lavori e non riesci ad incassare o comunque non riesci a è anche un po' defaticante, un po' difficoltoso soprattutto per noi, perché noi non è che possiamo avere la forza e la capacità finanziaria di sopportare a volte questi periodi, no? Questi periodi, diciamo, e questo è uno di quelli, perché comunque è condizionato dall'aumento del tasso di inflazione che fa lievitare i prezzi, e quindi è la conseguenza diretta è proprio quello, quindi mancanza di mezzi finanziari. Esatto, basti pensare poi, vabbè, continueremo a settembre, vedremo che cosa è accaduto, ma il peso una spesa si è aumentato, ma basti pensare solo al fatto dei mutui. I mutui siamo dal 20 al 30 al 40% l'aumento mensile medio. Esatto, quindi meno del 20%. Gli stipendi sono sempre gli stessi. Gli stipendi sono sempre gli stessi. Sono diminuiti per certi versi. Anzi, io leggevo ancora che avevo letto su un flash di una agenzia di statistica che comunque l'Italia è il prezzo più basso
del costo orario del lavoro, ecco, siamo intorno di media ai 7,5 euro all'ora. È veramente grosso. Esatto. È molto poco. Molto ecco, poco. Il prezzo del lavoro, cioè il costo orario del lavoro, considerando cioè la remunerazione più che il costo, la remunerazione, sì. Perché la remunerazione è quello che va in tasca alle persone, ai certo. dipendenti. Il costo è un'altra cosa, perché quel 7,5 è quasi pari a quello che poi lo Stato e gli enti trattengono. E poi non sì, si esatto, sa. Quindi il costo è in realtà per chi... quindi la remunerazione, è intendendo per tale anche, non solo quella dipendente, ma anche quella del lavoratore autonomo, sì, ecco, sì, voglio sì, dire, sì. Quindi non è che noi siamo privilegiati o comunque... Magari no. O comunque diciamo, godiamo di migliori, no, anzi, anche perché poi noi siamo un po'... quindi essendo freelance dobbiamo adattarci alle realtà dei nostri clienti o comunque alla realtà in cui operiamo, domanda offerta, e se le persone chiaramente hanno un potere d'acquisto più basso, se esatto. no c'è la possibilità di non farlo, e bene sì, ci va bene, faccio che stare a casa, boh. Esatto. A proposito di stare a casa, vi ricordo, allora, ciao Cinzia, grazie, buona giornata. E, a proposito delle vacanze, sì, delle insomma, sì. Di cui stavamo parlando, avremo quindi ancora una puntata, ve lo ricordo, venerdì prossimo e poi alle 17, a e per fare le vostre domande, e poi ci saluteremo.